il morsetto Flylab Leva è un morsetto per il montaggio delle esche artificiali. È realizzato dalla ditta italiana Stonfo di Firenze. Un prodotto di alta tecnologia realizzato con materiali di prima qualità: acciaio inox, acciai temperati, bronzo, alluminio. È un morsetto molto pratico, di facile utilizzo, semplice nell'uso e resistente nel tempo. Il morsetto Flylab Leva è fornito di corredo da una base, un clamp, tre diverse testine, una molla ferma materiali e una chiavetta di registrazione. Il fissaggio sulla base è molto semplice. Si inserisce nel cilindro, quindi utilizzando la vite di blocco si ferma con l'utilizzo della chiavetta. Il cilindro portapinza è realizzato in acciaio inox in monoblocco. Può essere regolato nelle varie inclinazioni con l'utilizzo della chiavetta. Per il bloccaggio del lamo bisogna portare la vite di registro a blocco, quindi agendo sull'anello di registro si regola l'esatta tensione delle pinze. Nel caso che queste siano troppo lente si interviene ancora sulla chiara di registro in maniera tale che il lamo sia serrato saldamente. Il morsetto è fornito da tre testine diverse a seconda delle misure degli ami da utilizzare. La testina media praticamente raccoglie un range molto vasto di ami e quindi può servire per un numero illimitato di montaggi. Le altre due teste in dotazione, una molto piccola che serve per ami estremamente ridotti dal numero 28 fino all'amo del 18 e una testa molto grande che può arrivare fino ad ami del 6/0, quindi ami da mare e per costruzioni molto particolari. L'operazione di estrazione della testa è molto semplice. Chiudendo la vite di registro a blocco, si tende a svitare la leva in maniera da liberare la testina dall'aggancio. Quindi si svita la testina e si inserisce la nuova, preoccupandoci che questa venga inserita dentro alle tracce sulla punta del cilindro. A questo punto si tratta di fissare un amo di grandezza relativa alla testa che abbiamo inserito. In questo caso inseriamo la massima misura dell'amo, un 6/0. L'amo viene inserito nella traccia, quindi la leva viene regolato la vite di registro e chiuso. In questo caso l'amo è bloccato. Nel caso si debbano montare ami molto grandi, tipo ami da mare, è fondamentale che l'amo sia a contatto della parete del cilindro. Se c'è la necessità di utilizzare ami veramente piccoli, di misure al di sotto del 20, quindi ovviamente si opera, come abbiamo detto, per l'estrazione della testa, si inserisce la nuova testa e quindi questa è in grado di poter chiudere ami veramente ridotti. Questo morsetto utilizzato con il clamp può essere trasportato comodamente senza grandi ingombri. Su questo morsetto possono essere montati tutti gli accessori prodotti dalla ditta Stonfo,
come lo schermo di contrasto, l'accessorio parasciutte, l'accessorio per le tube fly, la lente e tutti quelli presenti nel catalogo generale. Questo morsetto prodotto dalla ditta Stonfo è distribuito in tutte le parti del mondo e può essere reperito nei migliori negozi di pesca.